Ecco, comandante Andinero, parliamo di questo progetto tra scuola e polizia municipale. Questo progetto nasce diversi anni fa, certo adesso si è affinato ed è diventato anche più importante. Quest'anno il progetto riguarda quasi tutte le scuole di Palmi, infatti due volte alla settimana a cadenza fissa noi ci andiamo nelle scuole di Palmi per farci una chiacchierata sulla cultura della protezione civile e sull'educazione stradale. Ovviamente questo è un progetto che ha trovato il plauso e il riscontro delle scuole, anche se per la verità anche negli anni precedenti sono state molto contente le scuole. Noi quest'anno però abbiamo voluto usare tecniche diverse, utilizzando anche filmati per catturare meglio l'attenzione dei bambini. Rispetto agli anni scorsi, quest'anno abbiamo inserito un progetto che riguarda la diffusione della cultura della protezione civile, avvalendoci per questo anche del gruppo che il comune di Palmi ha da quest'anno in poi, che sono il servizio di protezione civile, che è il servizio che nasce al posto del servizio militare, e tanti giovani possono cimentarsi in questa attività. Ovviamente questo servizio noi lo abbiamo utilizzato proprio per le scuole e questi ragazzi stanno diffondendo effettivamente la cultura delle protezioni civile, anche distribuendo dei manifestini che noi abbiamo fatto e spiegando insieme a noi tutto quello che i ragazzi devono sapere per la protezione civile. Di questo la scuola è molto contenta, collabora e ci aiuta. Diciamo la verità, quando noi abbiamo chiesto se potevamo fare questa attività non se lo sono fatti ripetere due volte, e come al solito la collaborazione è stata sempre efficace e molto attiva. Il comandante Managò molto attento a queste cose, un corpo di polizia municipale a 360 gradi che lavora. Diciamo che l'idea della protezione civile, ovvero di questi ragazzi del servizio civile, è stata proprio del comandante Managò, che quando ha avuto assegnato il settore della protezione civile si è prodigato molto, rinnovando il vecchio piano comunale di protezione civile e tenendolo aggiornato costantemente, e per poter farlo funzionare meglio era necessario conoscere questo piano. Il compito di questi ragazzi, che non lo fanno solo nelle scuole ma anche in giro per la città, è quello di proprio diffondere questa cultura.